Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, la trasmissione seriale, come sapete, parliamo di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Nella trasmissione precedente un radioascoltatore mi ha telefonato dicendo che sei stato troppo assolutista nel chiamare gli imprenditori come li hai definiti tutti insieme anziché fare la cernita. Io in effetti ha ragione lui, nel senso che dire tutti gli imprenditori sono così è sbagliato. È sbagliato come è sbagliato dire definire una categoria tutta insieme prendendo una parte della categoria. Però ripeto ancora, io ho un'esperienza personale che ormai è durata da 35 anni e i miei rapporti con gli imprenditori sono stati di questo tipo, tant'è che ho dovuto diventare un imprenditore, cioè io sono stato costretto a diventare imprenditore proprio per le relazioni che ho avuto. In pratica mi sono fatto una partita IVA e lavoro fatturando, e solo fatturando, per cui ho dovuto fare così perché i rapporti che ho con gli imprenditori sono questi, per cui in teoria anch'io sono un imprenditore, per cui tanto per essere chiari, in realtà sono solo un operaio con la partita IVA, né più né meno. E ho dovuto fare così perché quelle erano le condizioni e quella è la mia esperienza. Dopodiché il fatto che ci sia un imprenditore, qualche imprenditore che sia invece più legato a quello che è il sistema sociale, a fare un profitto più funzionale anche a sviluppare il sistema sociale, io sinceramente ne ho sentito parlare, sono convinto anche che esistano di questi personaggi, però personalmente non ne ho mai conosciuto uno, tanto per essere chiari. Ho conosciuto un po' più onesti, un po' più chiari, più che dire onesti, diciamo un po' più chiari e un po' più disonesti in malafede, figli di puttana tanti, disgraziati tantissimi. Ho visto mani tagliate, gente che perdeva i piedi, gente bruciata, gente sovraccaricata di lavoro, imprenditori che non rispettavano i contratti, che facevano i furbi, ricattavano, cioè, questo io l'ho visto a Uffa, cioè a Uffa proprio. Quello che invece è leggenda è dei imprenditori che invece fanno anche danno anche in cambio al reddito, ai soldi che hanno, del benessere sociale, cioè si preoccupano anche di una collettività, si preoccupano anche della vita collettiva. Per esempio, io non ho mai visto un magistrato protestare perché le fognature non sono funzionanti. Per cui è chiaro che rispetto a una cosa del genere mi lascia molto perplesso, insomma, cioè, l'impegno civile dov'è? Oppure che cos'è per lui l'impegno civile? Magari dà un contributo da altri lati, da altre parti. Per cui spesso quando io uso dei termini assoluti, non è sì, sono termini assoluti che hanno sempre il valore assoluto, però sta di fatto che mi baso sulla mia esperienza personale. Naturalmente sono ben contento se esistono degli imprenditori che danno anche un contributo per lo sviluppo del sistema sociale, beh, e questo mi fa felice. Cioè, tanti più sono imprenditori, anche ricchissimi, anche gente che fa soldi, anche gente diciamo così, fra virgolette, non pulita, che però dà al sistema sociale la vita, cioè dà qualcosa al sistema sociale perché progredisca, perché migliori, perché si dilati. Beh, a queste persone che danno cose del genere non vado certo a fargli la predica sul fatto di non pagare al 100% le tasse o altre cose. Cioè, sono più attento al lato umano, cioè al lato di ricchezza che danno al sistema sociale. Certo che, torno ancora a ripetere, quelle affermazioni partono dalla mia esperienza personale. Dopodiché ho conosciuto degli imprenditori più corretti, diciamo, di altri, ma imprenditori che legati al sistema sociale, io personalmente ho un'esperienza di quanto? Più di 30 anni di lavoro, insomma, sulle spalle, e sempre con piccoli imprenditori, sempre con piccoli artigiani, sempre con piccole strutture. Cioè, strutture massimo 12-13 persone, non ne ho mai conosciuti. Per cui, quel giorno che li conoscerò, sarò felicissimo della loro presenza. Tutto là. Boh, detto questo, andiamo avanti, ricordando che accidenti, non so, c'ho il foglio, sì, ricordando che questa sera alle ore 21, presso le scuole medie di Borso del Grappa di Treviso,
c'è una conferenza della professoressa Gamba Curta, Culti e riti del Veneto nell'età del ferro. Il mercoledì 19 aprile, sempre presso la scuola medie di Borso del Grappa, Treviso, c'è la conferenza Tra Reti e Veneti, la lingua locale prima del latino, professoressa Marinetti. Naturalmente di questa conferenza, che si terrà mercoledì, sentirete adesso l'annuncio, perché purtroppo io andrò in trasmissione giovedì prossimo e non sono riuscito a far fare una cassettina di pubblicità. Però vabbè, insomma, in ogni caso stasera alle 21 è la conferenza della dottoressa Gambacurta, Culti e riti del Veneto nell'età del ferro. Vi ricordo sempre l'8 per 1000, non date l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, datelo allo Stato. Lo Stato si può sempre cambiare, la Chiesa Cattolica non cambia, è figlia della verità. Ricordo le elezioni si saranno domenica, siate responsabili di quello che fate. Siate voi stessi, chiedetevi: questo voto lo do alla persona che risponde o che è vicino o che sospetto si avvicina alle mie idee? Questa persona può aiutare a sviluppare il sistema sociale? Può costruire libertà? Questa persona cosa vuole? Oppure questo partito, questo raggruppamento cosa vuole? Bene, queste cose sono quelle che mi era importante dire, oltre che ricordare la festa rito di Beltane, che si terrà a Jesolo il 30 aprile e 1 maggio, domenica e lunedì. E vi ricordo, prendete contatto sia sul sito internet, ci sono i collegamenti per trovarlo, e sia potete prendere contatto con me o con Francesco o l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ho migliorato un po' la presentazione dei libri sul sito dove presento i libri, su Tripod. Ho migliorato un po' almeno i primi libri di presentazione. Quando avrò tempo affronterò anche la presentazione del Gesù di Nazareth e l'infamia umana e tutti i link relativi. Comunque cercherò di migliorare ancora. La trasmissione di oggi. Continuiamo Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. A proposito, ho anche migliorato la presentazione di questo libro, dove c'è anche gli intenti per cui è fatto e il fine per cui è stato scritto questo libro. Sempre su internet vi ricordo l'indirizzo http://utenti.tripod.it/Claudio-Simeoni con la C maiuscola e la S maiuscola, per cui Claudio-Simeoni/index.htm, e là ci trovate tutto quanto, poi il link per passare. Quello della Federazione Pagana, vi do anche questo indirizzo: http://digilander.yol.it/barb3, e 3 col numero. Barb 3 è il nome di uno degli spiritelli che mi hanno iniziato 20 anni fa, a proposito, a marzo ho compiuto 20 anni da apprendista stregone, e mi ha fatto ridere, ci ha fatto ridere parecchie notti, in realtà abbiamo passato molte notti a ridere, a sganasciare, grazie a sto personaggio, questa rappresentazione si chiamava Barba 3. Allora http://digilander.yol.it/barb3/index.htm. Boh, detto questo, cominciamo col Tommaso Didimo. Eravamo arrivati, se non vado errato, al paragrafo 37. Tommaso Didimo, vi ricordo, è stato trovato sotto il deserto del Sahara, Nag Hammadi, nel 48, e solo da credo che inizio degli anni 70, verso fine degli anni 70, vennero fuori le traduzioni, no? Siamo arrivati al paragrafo 37. Gesù disse, due punti: non siate ansiosi da mattina a sera su come da mattina a sera e dalla sera al mattino su come vi vestirete, punto.
Questa è la frase. In questo paragrafo si delinea la differenza fra principale e secondario, dove il secondario è l'apparenza della rappresentazione soggettiva. Il vestire è il modo cui un essere umano si presenta nel sistema sociale degli esseri umani. Questa rappresentazione non può essere centrale rispetto all'attenzione dell'individuo. L'attenzione messa nella rappresentazione è attenzione... l'attenzione messa nella rappresentazione è attenzione nella rappresentazione, e la sua funzione e il suo sviluppo termina con la rappresentazione stessa. È inutile e svilente. L'attenzione va posta per le cose che sviluppano l'individuo, lo arricchiscono, costruiscono il suo cammino nell'esistenza. La rappresentazione è un apparire che nasconde il divenuto della persona. Mettere attenzione per nascondere il divenuto della persona significa vergognarsi del proprio divenuto, significa nascondere al sistema sociale la propria incapacità di fondare il proprio divenire, essere dei costruttori. Si deve mascherare l'incapacità a costruirsi per appropriarsi e ingannare, così i vestiti ingannano gli astanti, mascherano l'individuo che li porta, afferrano l'attenzione dei presenti distogliendola dall'analizzare le cose importanti. Vestire bene è negare il proprio essere, che non viene rappresentato per il proprio divenuto, ma per ciò che si vorrebbe fosse divenuto. Ricordate che non sto parlando del vestirsi bene o male, ma sto parlando dell'ansia di vestirsi dalla mattina alla sera e dalla sera al mattino, cioè l'ansia del vestirsi che va a coprire l'intera giornata e l'intera vita dell'individuo, non del vestirsi bene. Vestirsi bene è negare il proprio essere, che non viene rappresentato per il proprio divenuto, ma per ciò che si vorrebbe fosse divenuto. Così la rappresentazione nasconde la realtà. Perché non dare importanza a come ci si rappresenta? Perché ognuno di noi è quanto è diventato, facendo del proprio meglio per diventare. Il fatto di aver incontrato grandi ostacoli nella propria trasformazione non depone al nostro demerito, ma a demerito di chi quegli ostacoli ha costruito per produrre la distruzione del divenire umano. Allora io non mi nascondo, non nascondo le difficoltà che dovete attraversare per diventare quello che sono diventato. Anzi, proprio nascondendo le difficoltà che dovete attraversare per diventare quello che sono diventato, posso indicarle a tutti gli altri esseri umani del sistema sociale in cui vivo. Posso dir loro: questi sono gli ostacoli da rimuovere, perché il cammino degli esseri umani che verranno dopo siano facilitati nel percorrere il loro cammino. Per far questo devo essere consapevole di essere un individuo che diviene e si trasforma giorno dopo giorno, e non sono stato creato da un dio pazzo, non sono stato creato ad immagine di un dio pazzo che mi ha reso impotente ad affrontare la vita, per cui devo mascherare il mio essere attraverso vestiti o apparenze che nascondono agli astanti l'orrore della creazione. Non devo accettare l'imposizione secondo cui se io sono povero o miserabile è perché un Dio pazzo creatore mi ha creato povero o miserabile, magari colpevole di qualche peccato, ma devo indicare le condizioni dell'esistenza che agendo hanno costruito il mio essere povero e il mio essere miserabile. In quel momento cesso di essere povero e miserabile e mi faccio Dio, mi faccio Prometeo, in quanto rubo a chi mi sta mettendo in ginocchio il fuoco dell'inganno e svelandolo lo regalo ad altri esseri umani affinché imparino a difendersi. È inutile che mi affanni a nascondere il mio divenuto e sia in ansia sulla rappresentazione di me davanti al sistema sociale. Comunque io sono ciò che sono, e per ciò che sono dovrò affrontare la morte del corpo fisico, non certo quei vestiti o quella rappresentazione. Proviamo a vedere come la frase viene utilizzata nei Vangeli ufficiali. In Matteo, nella parte finale che riguarda il Padre Nostro, dice: «Non potete servire a Dio e alle ricchezze, perciò vi dico, non siate troppo solleciti per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito.
Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non bietono, non raccolgono i granai, e il vostro Padre Celeste li nutre. Or, non valete voi più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può aggiungere alla durata della sua vita un solo cubito? Guardate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, in tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di essi. Or, se Dio riveste così l'erba del campo, che oggi è e domani viene gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Non vogliate dunque angustiarvi dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che vestiremo? Già, così non lavorando possono saccheggiare gli altri. Di che vestiremo? Di tutte queste cose, infatti, si danno premura ai pagani. Già. Or, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, infatti, di tutto questo. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date per giunta. Non vogliate dunque mettervi in pena per il domani, già, poiché il domani avrà cura di se stesso. A ciascun giorno basta il suo affanno. In Luca troviamo la stessa cosa sotto la voce della provvidenza. Che grande differenza. In Tommaso si tratta della trasformazione del potere di essere dell'individuo e della sua rappresentazione nel mondo, nella relazione fra quanto è importante e quanto non lo è. Non dice infatti di non preoccuparsi di vestirsi, dice di non essere ansiosi sul come vestirsi. In Matteo e in Luca il problema che viene affrontato è diverso. A Matteo e Luca interessa disarmare gli esseri umani davanti alla vita. Interessa loro che siano dipendenti dalla promessa o dall'intervento del Dio loro padre. E, qualora questo intervento non si verificasse, colpevolizzarli perché non hanno cercato il regno di Dio e la sua giustizia. È per questo che non hanno avuto la roba gratis. Se Dio non provvede, certamente loro hanno mancato. I pagani curano la loro vita, seminano, mietono e accumulano i granai. Sono previdenti in quanto sono costruttori della vita. I cristiani costruiscono la miseria, e la loro miseria la danno al loro Dio affinché provveda a mantenerli. Quale orrore! Non preoccupatevi di mangiare, di bere, di curare le necessità della vita. Come, non vedete? Dio alimenta gli uccelli, Dio veste i gigli. La stupidità di Matteo e Luca trasformano in esempi da imitare in cose diverse. Loro, piccoli idioti prodotti dal loro pazzo presunto fondatore, ritengono che gli uccelli non lavorino e non si diano da fare per trovare il cibo. Loro presumono che le erbe non si diano da fare per procurarsi il cibo, ognuno secondo la propria specie. Ebbene, strappano le determinazioni della loro specie per costruire miseria. Costruire miseria significa costruire dipendenza. Non come i pagani che cercano la libertà, cercano di costruire il benessere e l'affrancamento dal bisogno che ossessiona e che costruisce dipendenza. I pagani non vanno imitati, in quanto sono costruttori del futuro. Al massimo vanno distrutti, vanno annientati, in quanto devono imparare a diventare impotenti e ignoranti davanti alla vita, esattamente come il Dio dei cristiani vuole i suoi schiavi. Attraverso questo i cristiani costruirono l'oscurantismo per millenni, stuprando la vita e disprezzando i piccoli uomini che davano l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Disprezzavano i piccoli uomini che alimentavano il regno che cresceva dentro di loro, senza badare alla rappresentazione e all'apparenza. Li disprezzavano col fasto delle vesti dei sacerdoti e delle basiliche che innalzavano, distruggendo i templi pagani, gli altari pagani, le fonti e i boschi sacri. I cristiani, proprio ostentando sfarzo, vesti ed oro, distruggevano la ricerca della conoscenza e della consapevolezza, indicando ai loro schiavi la miseria attraverso la quale potevano imporre loro l'attesa nella provvidenza di un Dio che non esisteva. Didimo indica un fare attraverso il quale sviluppare il Dio che cresce dentro l'essere umano. Luca e Matteo intendono costruire la miseria attraverso la quale imporre l'oscurantismo. E questo paragrafo è abbastanza importante, perché la frase sembra uguale, sembra dire: non preoccupatevi di questo. Ma mentre in Didimo il non preoccuparsi è non essere ansiosi, cioè non mettere importanza su una cosa,
invece in Luca e Matteo significa distruggere la capacità degli esseri umani di costruire, non la loro ansia, ma di costruire se stessi, di provvedere al sostentamento del sistema sociale. E non è un caso che Luca e Matteo contrappongano questo proprio coi pagani, ed è una visione effettiva diversa della vita. I pagani, quelli che loro chiamano pagani, sono dei costruttori della vita, cioè sono persone che si preoccupano che il sistema sociale funzioni, che la terra venga arata, che il grano seminato, perché dopo si può raccogliere. A Matteo e Luca interessa soltanto che le persone siano in miseria, siano là ad aspettare la provvidenza che gli viene dal cielo. D'altronde Dio veste i gigli, vuoi che non ti dia da mangiare a te? Se questo non è cretinismo, fate un po' voi. E passiamo al paragrafo 38. I suoi discepoli domandarono: in che giorno ti manifesterai a noi? In che giorno ti vedremo? Gesù rispose: quando vi spoglierete senza vergogna, quando deporrete i vostri abiti e li deporrete sopra i vostri piedi, come fanno i bambini, e li calpesterete, allora vedrete il Figlio del vivente senza alcun timore. La domanda dovrebbe essere: in che giorno vedremo ciò che tu sei? Ciò che tu sei si riferisce al Figlio del vivente. Che cos'è il Figlio del vivente? Quando il vivente ha un figlio? Quando costruisce il proprio corpo luminoso. Quando riesce a compattare il proprio corpo di energia e muoversi con quello, lasciando il corpo fisico. In altre parole, quando deporrete i vostri abiti e li calpesterete. Calpestare l'abito ha un significato esoterico importante. Se io calpesto l'abito, significa che l'abito non mi serve più. Dopo che l'ho calpestato, lo posso anche buttare. Proprio perché lo debbo buttare, mi posso permettere di calpestarlo, come i bambini, perché in quel momento sono nato. Cosa significa questo? Che solo quando gli esseri umani riusciranno a partorire il loro corpo luminoso sul quale trasferire la loro coscienza, continuando a coltivare la loro consapevolezza, potranno finalmente vedere il corpo luminoso di altri esseri umani che lo hanno partorito. In quel momento cessa anche il timore reverenziale per qualcosa che si pensa grande, importante e quasi impossibile da raggiungere. Il significato esoterico della frase è questo. Questo significato sfugge agli estensori dei Vangeli ufficiali che ben altri propositi manifestano. Troviamo in Matteo. Allora gli furono presentati dei fanciulli affinché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli li ostacolavano, ma Gesù disse loro: lasciate i bambini e non impediteli di venire da me, perché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli. E in Marco: li conducevano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano quelli che glieli presentavano. Gesù, veduto questo, si indignò e disse loro: lasciate venire a me i bambini e non impediteli, perché il regno di Dio è di quelli simili a loro. In verità vi dico, chi non riceverà il regno di Dio come un fanciullo non c'entrerà. Gli intenti sia di Marco che di Matteo divergono. Mentre in Didimo l'essere come fanciulli che calpestano i loro abiti ha il significato di colui che ha superato la forma umana e si presenta ad inoltrarsi nel mondo della percezione, per Matteo e Marco gli esseri umani devono diventare come fanciulli per togliere loro ogni difesa nei loro confronti. Per Matteo e Marco gli esseri umani sono oggetti di possesso e loro possono possederli soltanto che vengono meno alla loro capacità di critica. Essere come fanciulli per Matteo e Marco ha il significato di predisporsi alla sottomissione. Il regno per Marco e Matteo arriva e gli esseri umani devono riceverlo rinunciando alla loro determinazione di costruire loro stessi. Il fanciullo è come i fanciulli verrà esaltato da Paolo e da altri padri della Chiesa Cattolica,
come la non cultura, come l'umiltà che disorienta gli individui colti. In realtà la distruzione della cultura è la distruzione delle strutture sociali e della loro determinazione per costruirsi nei mutamenti. È necessario sempre tenere presente la contrapposizione fondamentale fra il Vangelo di Tommaso e quelli ufficiali. Nel Vangelo di Tommaso si spinge affinché il Dio cresca dentro gli esseri umani e questi devono liberarsi dagli ostacoli per costruire se stessi nell'eternità. Nei Vangeli ufficiali gli esseri umani devono essere privati del Dio che cresce dentro di loro per diventare preda del Dio padrone di cui gli evangelisti si sono eletti a portavoce. E questa differenza la troveremo sempre, la troveremo sempre. Esistono dei passi, in effetti, di Tommaso Didimo che sono abbastanza difficili da interpretare, però questa differenza fra uno, la costruzione dell'essere umano da una parte e la sottomissione dei Vangeli ufficiali dall'altra è una costante. Passiamo al paragrafo 39. Gesù disse: molte volte avete desiderato ascoltare queste parole che io vi dico e non avete alcun altro dal quale ascoltarle. Giorni verranno nei quali mi cercherete e non mi troverete. Afferrare il centimetro cubo di opportunità, avrebbe detto Castaneda. Vediamo un attimo il paragrafo 39. Afferrare l'occasione, afferrare il vostro centimetro cubo di opportunità. Dopo è troppo tardi. Quando si è persa un'occasione, questa è persa, non si può più ripresentare. Se ne può presentare una diversa, ma quell'occasione è persa per sempre ed è persa la sequenza di mutamenti che quell'occasione era in grado di produrre. Si sono perse le occasioni che afferrare quell'occasione avrebbero consentito di presentarsi. Io sono la vostra occasione, o meglio, io sono una delle vostre occasioni e io avvio una sequenza di trasformazioni che vi preparano ad afferrare nuove occasioni. Dopo è troppo tardi. Dopo dovrete ricorrere a diverse occasioni, a diverse sequenze di trasformazioni. Voi avete solo me. Io sono il solo stregone in questo territorio e non sono in grado di darvi altro che queste mie parole. Ma se voi non le ascoltate, non le trasformate, non le considerate dei mezzi attraverso i quali modificarvi, io non ho altro da darvi e non c'è altro dal quale voi siate in grado di attingere. Avete sognato in molte occasioni di ascoltare queste parole, ora io ve le dico, ma a che serve che io ve le dica? Se voi non siete in grado di ascoltarle, afferrarle, usarle, se voi non siete in grado di ricordare quanto dico, se voi non siete in grado di prendere queste parole e trasformarle, quando voi avete perso l'occasione, questa è proprio persa. Giorni verranno in cui ricorderete, magari sarete illuminati da qualche cosa che avete sentito. In quel momento ricorderete di aver trascurato qualche cosa che era importante e che al momento non davate molto, a cui al momento non davate molto peso, o comunque non riusciva a penetrare in voi con sufficiente forza. Quando questo sospetto vi assale, vorreste tornare indietro, vorreste chiedere spiegazioni, chiarimenti. Altre cose affollano il vostro pensiero che vorreste aver domandato, ma io non ci sono più. Dovrete arrangiarvi in un altro modo, in quanto dovrete abbeverarvi a fonti diverse se volete continuare il vostro cammino. Non perdete mai nessuna occasione. Non fate in modo che la nebbia dell'illusione vi impedisca di cogliere quanto vi sto dicendo. Ricordate e praticate. Praticate e ricordate, fate in modo che giorni verranno che non saprete più cosa fare per coltivare voi stessi. Affinate le ali della conoscenza e della consapevolezza. Io sono fra voi e voi dovete sfruttare il mio potere e il mio sapere per costruire il vostro sapere e il vostro potere. Io non ci sarò, ma ci sarete voi. Voi dovete coltivare voi stessi attingendo da me o da altri, calpestando me e a vostra volta dovete continuare a seminare. Questo è il messaggio di Tommaso. C'è un riferimento similare nei Vangeli ufficiali, ma ho ritenuto che in questo caso non andava messo, proprio perché è troppo importante questo. E passiamo all'ultimo paragrafo per oggi.
un paragrafo anche abbastanza ricco, ed è il paragrafo 40. Gesù disse, attenzione, è abbastanza importante questa frase, tutto sommato. I farisei e gli scribi hanno preso le chiavi della conoscenza e le hanno nascoste. Essi non sono entrati e non hanno lasciato che entrate, che lasciato entrare quelli che lo volevano. Voi però siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Dopo vi rispiego la foglia controllata al limite. Cosa significa prendere le chiavi della conoscenza e nasconderle? La conoscenza è un percorso di sviluppo soggettivo. Lo sviluppo soggettivo è potere di essere. La sua costruzione e gli elementi attraverso i quali procedere nella costruzione, le chiavi, sono i termini attraverso i quali un percorso di sviluppo si articola nel sistema sociale e nella situazione in cui quel percorso inizia. Scusate. Sì. Il potere di avere per controllare gli esseri umani li priva degli elementi chiavi attraverso i quali aprire le porte, fare le scelte iniziali per percorrere una via alla conoscenza e alla consapevolezza. Perché proprio i farisei? Perché i farisei erano i difensori della tradizione, di un'interpretazione ebraica il cui scopo era difenderla dalle variabili introdotte dalla filosofia e dal pensiero straniero e greco in particolare. In ultima analisi, in quell'ambito sociale si erano assunti il compito di bloccare lo sviluppo della conoscenza attraverso una rigorosa applicazione della tradizione. Dal punto di vista della costruzione dell'essere umano significa si erano assunti il compito di impedire agli esseri umani di cogliere dall'albero della vita eterna diventando essi stessi Dio. Come il macellaio di Sodoma e Gomorra deve assicurarsi che nessun essere umano colga dall'albero della vita eterna, così i farisei, attraverso l'applicazione del loro sistema di pensiero, devono assicurarsi che nessun essere umano costruisca se stesso, ma sia sottomesso ad una verità rivelata che non gli consenta di diventare egli stesso un Dio. Sembra stupirsi Tommaso del fatto che nonostante essi abbiano nascosto quelle chiavi ingannando gli esseri umani per impedire loro di accedere alla conoscenza, ingannano anche loro stessi, rinunciando a servirsi delle chiavi che nascondono. In altre parole, un conto è predicare la castità per sottomettere gli esseri umani impedendo loro di costruire loro stessi, e un conto è praticare la castità impedendo a se stessi di costruirsi. Muoia Sansone con tutti i filistei. Loro traggono piacere dall'impedire agli esseri umani di percorrere il loro cammino. Tommaso dice che anche se ingannano gli esseri umani avrebbero almeno potuto usare quelle chiavi, cioè evitare almeno di ingannare loro stessi ed agire per percorrere una via alla conoscenza loro stessi. La pulsione di morte si esprime attraverso delle leggi precise. Se un individuo malato di morte non è in grado di usare una chiave che porti alla costruzione della conoscenza e della consapevolezza, per lui nessuno dovrà usarla. Affermerà che è una chiave inutile, che non serve a nulla, ma diventerà preziosa soltanto per possederla, impedendo a qualcun altro l'uso. Egli diventerà un cane da guardia, ringhioso affinché nessuno la usi. Tu, egli affermerà, devi sottometterti all'inganno che si è preso me e la costruzione del mio futuro. Come si può percorrere un sentiero che porti alla conoscenza e alla consapevolezza nonostante il controllo di preti cattolici, musulmani e simili? Nonostante l'inquisizione? Essere prudenti come serpenti e semplici come colombe. Si può fare esercitando l'arte dell'agguato e l'arte della follia controllata. La prudenza nell'azione attraverso la quale si percorre una via alla conoscenza consiste nel praticare l'arte dell'agguato come descritta nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Oggi ve ne ho fatto un pezzettino riguardo al mobbing. L'arte dell'agguato afferma l'avventatezza nella formazione e nello sviluppo del progetto intenzionale. In questo modo l'arte dell'agguato afferma l'avventatezza nella formazione e nello sviluppo del progetto intenzionale. In questo modo è possibile aggirare ogni controllo,
semplici come colombe, significa occultare la volontà e la determinazione, l'aspetto nasconde la numenia, il vestito, ricordate, la forma del vestito nasconde la sostanza, la prudenza del serpente articola la pazienza, unendola con la rapidità d'azione, attesa nasconde l'intento. Questi mezzi consentono di recuperare le chiavi che aprono le vie alla conoscenza e alla consapevolezza. Nonostante i farisei, i preti cattolici, i preti musulmani, i preti cristiani in genere, i preti ebrei o buddisti, nonostante costoro siano a guardia delle chiavi che aprono i sentieri della conoscenza e della consapevolezza, farsi serpenti e colombe consente all'essere umano di superare l'orrore che esprimono, costruendo un sentiero virtuoso nell'infinito dei mutamenti. Leggiamo cosa dice Matteo. Sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate dunque e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesi gravi e insopportabili e li caricano sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono muovere nemmeno con un dito. Fanno poi tutte le loro azioni per essere veduti dagli uomini, portano infatti larghe le loro filatterie e mettono lunghe frange sui mantelli, amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe, vogliono essere salutati nelle pubbliche piazze ed essere chiamati maestri della gente, ma voi non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli, in ginocchio davanti a me. E non chiamate nessuno sulla terra padre vostro, perché uno solo è il padre, quello che è nei cieli. Ne fatevi chiamare dottore, perché uno solo è il vostro dottore, il Cristo. Chi è maggiore fra di voi sarà il vostro servo, chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete agli uomini il regno dei cieli e non entrate voi, ne lasciate che entrino quelli che vorrebbero entrare. Mamma mia, guai a voi scribi e farisei, ipocriti, che percorrete il mare e la terra per farvi anche un solo proselito, e quando lo è diventato ne fate un figlio della Gaenna, il doppio di voi. E poi prosegue con ingiurie e invettive varie nei confronti dei farisei, che potrebbero essere paragonate a quelli di chi non paga le tasse, non perché le ritiene ingiuste, ma perché in quanto unto è prediletto lui che non le dovrebbe pagare. Matteo, sempre nello stesso capitolo, spara stupidaggini della morte di Zaccaria ben Baracchia, che secondo Flavio Giuseppe sarebbe morto attorno al 70 d.C. Il messaggio è comunque chiaro e viene ripreso quasi uguale da Luca, che dice, anche Luca: allora un dottore della legge gli rivolse la parola protestando: maestro, parlando così offendi anche noi. Ed egli rispose: guai a voi dottori della legge, perché imponete agli uomini dei pesi insopportabili mentre voi non li toccate neppure con un dito. Guai a voi che innalzate sepolcri ai profeti mentre i vostri padri li hanno uccisi. Voi così siete testimoni e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruiste i sepolcri. Per questo appunto la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro profeti e apostoli, uccideranno gli uni e perseguiteranno gli altri, affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti versati fin dalla creazione del mondo, dal sangue di Abele fino alla morte di Zaccaria ucciso fra l'altare e il tempio. Dopo vi spiego cosa devo chiedere conto io alla Chiesa Cattolica. Sì, io ve lo dico, ne sarà richiesto conto a questa generazione. Guai a voi dottori della legge, perché avete preso le chiavi della scienza. Attenzione, qui è scienza, là è regno dei cieli. Tommaso Didimo parla della conoscenza, della scienza, ma non siete entrati voi e lo avete impedito a quelli che volevano entrare. Riproducendo questi due passi di Matteo e Luca, praticamente completiamo i concetti di entrambi. Qual è il loro scopo? Accusare, colpevolizzare. Siamo davanti a delle persone come Matteo e Luca, il cui obiettivo è prendere il posto dei dottori della legge. Loro vogliono dominare, mettere in ginocchio davanti al loro presunto maestro. Non esiste nulla intorno che possa costruire l'essere umano, non esiste nessuna possibilità di accedere alla conoscenza e alla consapevolezza. Chi offre qualche cosa, come i farisei che cercano di diffondere il loro pensiero facendo dei proseliti, viene accusato di iniquità, di distruggere il seguace preparandolo per la Gaenna.
I farisei vengono accusati di essere falsi ipocriti, di voler apparire padroni della città e di desiderare essere ossequiati. Ma cosa propongono Luca e Matteo gli esseri umani? Fra voi siete tutti fratelli. Apparentemente appare una bella frase. Peccato che voglia dire voi siete tutti fratelli in ginocchio davanti a me. Implicitamente afferma voi siete tutti fratelli davanti all'apostolo. Che significa? Voi siete tutti fratelli in ginocchio davanti al prete e così via. L'essere tutti fratelli ha lo scopo di scoraggiare la ricerca di libertà. Chi ci prova è certamente colui che vuole essere il primo e dunque, dicono Matteo e Luca, deve essere il vostro servo. La ricerca della conoscenza non è ammessa. Mentre Tommaso davanti ai farisei che bloccano l'accesso alla conoscenza suggerisce di diventare prudenti come serpenti e semplici come colombe, adottare una strategia, Matteo e Luca sanno proporre il loro pazzo maestro, ad esempio, che sa soltanto minacciare gli esseri umani che si trovano davanti millantando un Dio Padre che pretende di colpevolizzare tutta quella generazione dopo averla imbrogliata di tutto il sangue sparso dall'inizio del mondo. Dal 330-380 d.C. la Chiesa Cattolica è responsabile di ben altre cose. Questo non toglie che qualcun altro sia responsabile di qualcos'altro. Comunque quello della Chiesa Cattolica è cristiana e dei monoteisti in generale è un bel fardello. La pazzia serve per spargere terrore e il terrore serve per ottenere sottomissione. La sottomissione è finalizzata alla distruzione dell'essere umano, il vero obiettivo di Matteo e Luca. Matteo conosce perfettamente l'essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, ma leggiamo cosa scrive. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Guardatevi però dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai tribunali e vi flagelleranno nelle sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per cagion mia, per dare testimonianza ad essi e ai gentili. Mentre in Tommaso l'essere prudenti e semplici ha il fine di trovare le chiavi della conoscenza per aprire le porte, in Matteo il fine dell'essere prudenti è solo un trucco, una finzione per ingannare, imporre la figura del suo profeta pazzo. In Tommaso è una strategia di vita, in Matteo è un trucco per sottomettere, anche annientando se stessi. Quanta differenza fra Tommaso, il cui scopo è la costruzione della conoscenza e della consapevolezza, pur in presenza di condizioni avverse. Bene, siamo arrivati alla fine del paragrafo 40 e ci fermiamo qui. È lunghetto ancora, sì. Non è... Comunque, nella presentazione del libro che ho sistemato in parte, cioè nel senso cos'è che ho sistemato? In realtà ho sistemato ben poco, nel senso che ho sistemato la forma, la presentazione e delle conclusioni. In realtà quando avevo fatto quel sito per presentare i miei libri sul motore di ricerca Tripod, l'avevo fatto che non sapevo usare l'HTM, cioè il sistema di scrittura che si usa in internet, e ho dovuto fare delle traduzioni automatiche e non sapevo neanche formattare bene i titoli o altre cose. Inoltre avevo anche fretta di farlo il più presto possibile. Ricordo che quel sito in pratica è stato costruito da zero, da me e con l'aiuto di mia figlia e di mia moglie, il venerdì 17 settembre del 99, e per cui ho dovuto buttare su le cose come erano e per quello che erano, senza star lì tanto a guardare la forma della rappresentazione. Adesso sto cominciando un po' a sistemarlo. Naturalmente la sistemazione avrà dei tempi lunghi, perché quello che a me interessa principalmente è mandare il messaggio, cioè è dare l'informazione e dare la conoscenza e dare il pensiero. Non mi interessa le immagini o la rappresentazione. Molti pagani dicono che sbaglio, perché su internet si usa molto le immagini, si usa molto presentare bene le cose, tant'è che molte pagine linkate non vengono neanche prese dai motori di ricerca perché sono troppo piene.
per esempio la pagina in cui tratto, la pagina linkata in cui tratto il crogiolo dello stregone, siccome ha circa 90.000 caratteri, 90 o 100.000, adesso non mi ricordo più, per cui vengono fuori un 120.000 byte, una cosa del genere, non viene neanche registrata dai motori di ricerca perché è troppo grossa. Altre pagine tipo Spiriti Dei, paganesimo politeista Spiriti Dei, sono 130-140.000 caratteri, vengono fuori circa 160.000 byte più o meno, sto dicendo più o meno, e non vengono linkate, non vengono neanche neanche selezionate, elencate sui motori di ricerca, mentre invece pagine con una quantità di caratteri, di byte, un carattere più o meno è come un byte, però i byte vanno anche con le spaziature, con le interlinee eccetera, cioè vanno a determinare tutti i comandi nell'ambito di un testo oppure anche di una figura. E sotto i 30.000, ho visto fino a 30.000, 28, 27, 25, 15.000 vengono invece elencate, cioè la pagina viene elencata sui motori di ricerca, per cui chiedendo non so, paganesimo politeista, vengono fuori una serie di pagine fra i quali parecchie c'è su quel sito. Mentre invece per il sito su Tripo, dove presento i miei libri, le pagine sono molto grosse e spesso non vengono neanche lette. Già tanto che alcuni motori di ricerca mi hanno messo i nomi del sito e gli intenti per cui c'è il sito, insomma. Questa è la cosa più importante. Però, vi ripeto, ho concentrato tutta la mia attenzione sulla qualità dei dati, cioè sul fatto di appesantirlo molto, perché quello che a me mi interessa è far circolare pensiero, far circolare idee, quello mi interessa più di tutti. Dopodiché chi lo legge quello mi interessa meno, cioè il fatto che queste cose vengano lette da persone a cui il paganesimo gli interessa poco, beh, io vado sempre alla ricerca del seminare, cioè nel senso che un'idea entra nel pensiero delle persone, le persone ci pensano, elaborano l'idea, quell'idea diventa parte della loro vita, si affianca alle altre idee che hanno e potrebbe essere utile, cioè va praticamente a germogliare, a germinare, che è l'operazione che sto facendo io. Il concetto secondo cui la vita è attività di costruzione di se stessi è un concetto che è assolutamente nuovo in tutto il panorama del pensiero filosofico, e le persone non hanno ancora afferrato che fra questa affermazione, cioè la vita come attività di costruire se stessi, significa cambiare tutta la visione del mondo e significa cambiare tutta la visione della filosofia di 1600 anni a sta parte. Cioè significa mettere un a priori a quello che è il pensiero filosofico, cioè un concetto a monte del proprio pensiero filosofico, che va a cambiare completamente le carte in tavola di quella che è stata la storia della filosofia fino ad oggi. Per cui è una cosa che non, cioè, è stravolgente, cioè Valeva la pena di farlo, perché va a cambiare completamente quelli che sono i termini del pensiero filosofico. Perché fatta un'affermazione a monte, cioè fatto un pensiero a monte di quello che noi andiamo a dire, si tratta dopo di praticarlo, cioè di viverlo praticamente. Vivere praticamente, sviluppare praticamente questo pensiero ci permette di sviluppare un altro modo di vedere la vita, e questo è Tommaso Didimo, ve lo sto dimostrando. Bene, ultimi 3-4 minuti, il numero di telefono 049 700 700, 049 700 838. Quello che mi interessa sottolineare è il fatto, vediamo un attimo, pronto? Io. Ciao, dimmi. Ciao Giuseppe. Dimmi Giuseppe. Come stai? Bene. Ma com'è? Dimmi una cosa. Ti aspettavo prima con la signora stampa. Hai parlato di revisionismo? Hai letto qualcosa su il cazzo di Irving? Là? Su? Quell'Irving, ah. Chi? Non hai letto niente. No. L'argomento. È il processo che sta a Londra, là, di quel pseudo storico. Ah, ho capito, quello che è il negazionista. Ah, sì. Ciao Stefano. Sì, ma no, non l'ho trattato. No. Sì, no. Sì, è stato condannato, sì, per negazionismo, ho capito di chi parli.
Sì, boh, non solo per negazionismo, ma anche per... Sì, aveva fatto parecchie affermazioni idiote. Bucca gli ha detto, se in Germania nulla cadeva senza che Hitler voleva, per cui Notturno non hai trovato nessun documento che Hitler dicesse ammazzateli, vuol dire che Hitler lo ha ordinato perché il fatto è accaduto. Sì, sì, ho seguito, sì. Sì, Hitler non ha mai ammazzato nessuno, no? Sì, come no? Gesù non ha mai ammazzato nessuno, neanche quello. No, però ha ordinato di farlo. A differenza di Hitler, c'è il documento che ordina di farlo. Questo è il guaio. Cioè, mentre in Hitler non trovi il documento in cui Hitler ordina, in Gesù c'è il documento in cui Gesù ordina di massacrare. No, non so. Cioè, sì. È meglio Hitler? No, è più grave. Cioè, nel senso che ufficialmente dici Hitler non ha fatto nessun documento che ordini. Ok? Mentre invece Gesù ha fatto il documento che ordina. Cioè, Gesù ordina di tagliare la testa a chi non si sottomette. Sì, Hitler invece non ha dato l'ordine di costruire... No, era una brava persona Hitler. era meglio, molto migliore, sì. No, dimmi qualcosa, dai, così in generale. In generale, secondo te, che sei filosofo... Io non sono filosofo, io sono meccanico. No. Io sono meccanico. No. In genere è più importante il come sulle cose, il come o il perché, cioè è più importante di qualcosa, il percorso o il traguardo? Questo pensavo adesso. E poi no, dopo mi dici da iscrivere. Ma tanto ho mezzo minuto ancora, sai. A proposito, ti hai detto parole quel signoretto ha quel coso là. Ma te la sei rimangiata, vergognati. No, non mi vergogno, cioè... Ma ti puoi dire che stiga mai conosciuto qualcuno, qualche operaio che abbia sfruttato il padrone o qualche povero che abbia sfruttato il ricco? C'era del vero in quello che diceva, non potevo negarlo, capito? Anche questo se non si può generalizzare, però sì. I gigafatti schei con chi? Va bene, d'accordo, però aveva delle ragioni, capisci che è giusto riconoscere, insomma. Ma qualcuno, se potessero legarlo con una catena al piede, lo farebbero ancora? Vabbè. Questo è secondo me. Poi sulle libertà, non mi ricordo più se dice libertà comincia dove finisce quella dell'altro, sì, o libertà... Comincia dove comincia quella dell'altro o libertà finisce dove comincia quella dell'altro? Ti ricordi, no? Sì, la ricordo, sì. No, quasi è sociale, sociale. Comincia dove finisce quella dell'altro? Sì. E dove finisce quella dell'altro? Ma no, perché comincia dove comincia quella dell'altro, cioè la mia libertà è la tua libertà. No, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Devo lasciarti perché sennò. Sì, Stefano è già qua che giustamente deve prendere il posto. Ciao Claudio! Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Scusa Stefano, io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politesti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Non posso più prendere telefonate, grazie ancora, sapete come rintracciarmi se volete, se siete persone serie. Se è il solito Luigi da Treviso che oggi si è messo a rompere ancora, vabbè, fate i suoi. Signori, arrivederci giovedì prossimo alle ore 15. Ciao ancora e grazie per l'ascolto.